Siamo a Roma alla presentazione del primo libro bianco sulla terapia con radioligandi utilizzati per la diagnosi e la cura in oncologia, che si è svolta presso la sede dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare. Ne parliamo con il professor Michele Stasi, past president dell'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria. Come entra in gioco la figura professionale del fisico medico nella gestione dei radioligandi? Il fisico medico, prima di tutto, lo definiamo così almeno, perché è una figura un po' nuova, non è nuova, è storicamente tanti anni che lavora nella medicina nucleare e nella radio-oncologia. Il fisico medico è uno specialista, è un fisico specialista in fisica medica, quindi è una figura professionale che ha una laurea, una specialità e si occupa di tutte le problematiche relative alla radioprotezione dei pazienti, dei laboratori e della popolazione. E in particolare nel campo della radioligand therapy, oltre a questi aspetti, si occupa di tutte le problematiche di ottimizzazione, perché dobbiamo ricordare che quello che noi somministriamo non è solamente un farmaco, ma un radiofarmaco, cioè un farmaco che ha dentro un nucleo radioattivo. Come deve interfacciarsi con le altre figure professionali? È fondamentale nella radioligand therapy il team multidisciplinare, composto dal medico nucleare, dall'oncologo, dal radiofarmacista, dai tecnico sanitario di radiologia medica. L'interfaccia principale dello specialista in fisica medica sta nella gestione del paziente, sia dal punto di vista dell'ottimizzazione, che parte dalla preparazione del radiofarmaco alla somministrazione, alla gestione del paziente e alla dimissione del paziente stesso. Il medico nucleare deve concordare insieme allo specialista in fisica medica quali sono le indicazioni operative da dare al paziente al momento della dimissione e anche il tempo necessario del ricovero del paziente, in modo che vengano rispettati quelli che sono i vincoli radioprotezionistici dati dalla normativa. Dal 2020 il settore è regolato da una nuova normativa. Cosa è cambiato relativamente a queste terapie? La nuova normativa ha reimpostato, possiamo dire, tutta la radioprotezione in Europa e in Italia, con un approccio nuovo e innovativo. Per quel che riguarda la radioligand therapy, la cosa più importante è che non è più obbligatorio il ricovero protetto del paziente, per cui noi possiamo dimettere il paziente se rispettiamo ovviamente i vincoli radioprotezionistici, quindi non è più necessario un ricovero del paziente e quindi possiamo gestire il paziente in maniera completamente nuova. Perché è importante il primo libro bianco sulla terapia con radioligandi in oncologia? Per due motivi. Il primo, per farlo conoscere. Mi sembra che già il termine è un termine un po' complicato, radioligand therapy, già solo la definizione della terapia è complicata. Quindi la conoscenza e poi finalmente una nuova opportunità per i malati di cura.